per quello che può contare, insomma, il mio strumento di espressione, come sapete, è il disegno, e per il Fatto, il giornale per cui lavoro, ora mi direte che sputo nel piatto dove mangio, ma che non è un giornale che brilla per sensibilità rispetto alle questioni operaie e alle questioni del lavoro. Ha altri pregi, certamente, molto attento alla casta, molto attento al palazzo, ma ha il pregio di essere un giornale libero, nel senso che non dipende dai finanziamenti di nessun grosso potere finanziario o industriale, ed è anche per quello che mi ritrovo a lavorare lì. Per cui io ho fatto addirittura due vignette su questo fatto, su questa tragedia che è accaduta a Piacenza. Una che è uscita in prima pagina, formato francobollo, e una dentro un pochino più grande. Ma perché? Perché io ho seguito un po', da quando è arrivata la notizia, come i media, tutti, da quelli in internet, dalle versioni diciamo online, anche delle grandi testate, Repubblica, il Corriere della Sera, come è arrivata la notizia, era la prima notizia. Tempo un'ora era la seconda notizia, tempo 3 ore era già dopo i simpatici gattini che fanno miau con video annesso. Il giorno dopo questa notizia era quasi scomparsa, se avete notato, dai giornali. Non solo per la... Io ho grandissima fiducia nella magistratura, bisogna sempre premettere questa cosa, no? Anche gli inquisiti in genere hanno grande fiducia nella magistratura, ma chapeau, in 2 ore avevano già una versione di questa vicenda, per la quale si trattava solo di un incidente stradale, la questione del lavoro non c'entrava niente, il picchetto non c'entrava niente, un incidente come quelli dei fine settimana. Ecco, però la domanda che io mi sono fatto, la prima domanda che mi sono fatto, domanda che continuo a farmi anche stasera, anche se sono con voi e siamo anche tanti, ma dopo un fatto simile, dopo che un operaio viene travolto durante un picchetto da un tir, certo, guidato da un altro operaio, non importa, ma perché questo paese non si è sollevato? Non mi importa di come i mass media danno le notizie, noi dovremmo avere delle antenne diverse. Quanti operai sono stati uccisi nei picchetti, negli anni scorsi, nelle manifestazioni, manganellati? Ecco, io ho visto, toccate fisicamente, emotivamente, i passi da gigante indietro che abbiamo fatto. Io volevo credere che l'Italia intera si sollevasse di fronte a un abominio simile. Ha ragione Landini, non importa la ricostruzione esatta della dinamica di questa tragedia, è la tragedia del lavoro che è diventata carne e sangue sull'asfalto a Piacenza, è la tragedia del diritto negato. E allora io da lì vorrei brevemente ripartire. Il diritto. Noi abbiamo assistito in questi ultimi 25-30 anni alla sistematica smantellazione del diritto. Dai diritti fondamentali, il diritto all'istruzione. C'è una riforma che si chiama Buona scuola, hanno fatto grandi sceneggiate commoventi sui container ad Amatrice, dicendo: oh, il miracolo, dopo il terremoto in 20 giorni abbiamo messo gli studenti nei container. La scuola, la nuova scuola, ma tutta la scuola italiana, mi perdonino gli abitanti terremotati di Amatrice, è terremotata. E non lo è solo in senso metaforico, lo è anche in senso letterale. Gli edifici scolastici italiani sono per gran parte fatiscenti, rischiosi, pericolosi,
ricordate, 2 anni fa sono morti degli studenti sotto il crollo di un soffitto e non c'era stato il terremoto, c'era stato il terremoto dei ministri dell'istruzione che si sono succeduti e che hanno chiamato Italia all'istruzione riforme. Quello è quello che ha terremotato la scuola italiana. E andiamo alla sanità, alla salute pubblica, un altro diritto, sto parlando di diritti fondamentali, di quelli che sono la base di convivenza civile di una qualsiasi società, non voglio neanche dire democratica, ma civile. E Italia e la sanità sono davanti agli occhi di tutti, i costi della sanità sono davanti agli occhi di tutti. E poi torniamo a questo diritto fondamentale, che è il diritto al lavoro. Il diritto al lavoro è stato trasformato perentoriamente, scientemente, in un privilegio. Il lavoro oggi è un privilegio, qualsiasi lavoro, anche il lavoro più di merda che c'è. Io ho 61 anni e ho dei figli, credo che molti di voi hanno dei figli. Siamo contenti se trovano un lavoro precario del cazzo, pagato male, senza nessun diritto. Ci vuole una raccomandazione per lavorare in un call center. E se tu sei sfruttato da un padrone, sei già un privilegiato, perché perlomeno hai un padrone. Perché perlomeno hai un padrone e devi essergli grato che quello è il tuo padrone, che quello ti dà un'elemosina che non si può neanche più chiamare salario, perché non c'è più nessun rapporto fra la capacità, la quantità di lavoro e il compenso del lavoro stesso. Ecco, allora io ho pensato questa cosa: c'è una radicalizzazione forte, pesante, del padronato, scusatemi se uso termini che ci dicono desueti, che non vanno più di moda, bisognerebbe dire datori di lavoro, non lo so, cosa bisogna dire, imprenditori, non lo so, io non me lo ricordo più, io voglio usare termini vecchi, sono vecchio, me lo posso permettere. C'è stata questa determinazione di radicalizzare lo scontro col mondo del lavoro, lo scontro con i lavoratori. E questa radicalizzazione ha avuto la sua traduzione politica nel governo Berlusconi prima e nel governo Renzi dopo, ancora più accentuata. Job Act, abolizione dell'articolo 18, il mito della flessibilità, i dati Istat che dicono che aumenta l'occupazione. E poi si scopre che nella statistica degli occupati rientra anche chi in una settimana ha lavorato 2 ore con un voucher, cioè gli schiavi. A me dicono che bisogna creare una nuova sinistra, anzi oltre, superare le categorie. Ci sono movimenti importanti dell'opposizione che sostengono che sinistra e destra non hanno più un senso. Onestà, onestà. Certo, onestà è un requisito, ma non è un progetto, non è un programma. Io credo che fra i tanti SS che vigilavano nei campi di Dachau o di Auschwitz ci fossero anche, pensate, degli SS onesti che non rubavano i denti d'oro degli ebrei gasati dei forni di concentramento. Onesti, non rubavano, ma SS. Allora, di fronte alla radicalizzazione dell'attacco al mondo del lavoro, e nell'attacco al mondo del lavoro c'è anche l'attacco alla società intera, ci rientrano i disoccupati, ci rientrano i precari, ci rientrano i giovani che lavoro non lo trovano e che stanno cercando di convincerli che un lavoro è appunto un privilegio che va conquistato con la competizione a qualsiasi costo, che ognuno pensi a sé e poi sia grato. Bene, se c'è questa radicalizzazione, io credo che ci sia un forte bisogno di sinistra
E voglio dire una bestemmia da vecchio. Io non voglio una nuova sinistra. Io voglio una vecchia sinistra. Voglio la vecchia sinistra dei primi del Novecento, che sceglieva da che parte stava, con gli operai contro i padroni, con le mondine contro gli agrari, perché non esiste pace sociale dove c'è diseguaglianza sociale. Bisogna scegliere da che parte stare. Il conflitto tra il mondo del lavoro e il mondo del capitale, sia pure esso finanziario, è in corso in tutto il mondo. E c'è bisogno di schierarsi in questo conflitto, c'è bisogno di avere un respiro, un'idea grande di una società radicalmente diversa. Non ci sono possibilità di piccole modifiche, di aggiustamenti. Stiamo, io lo dico col cuore amaro, e lasciatemi questo termine, compagni, abbiamo perso e stiamo perdendo, ma la storia non è finita. Non possiamo innamorarci delle nostre sconfitte, non possiamo adagiarci nelle nostre disillusioni. Non abbiamo questo diritto, non lo abbiamo verso la nostra storia, non lo abbiamo verso i nostri figli. Io quello che dico è che voglio una sinistra che riporti al centro, come priorità del dibattito politico, dell'impegno sociale, il lavoro, la solidarietà, il diritto al lavoro, il diritto all'istruzione, il diritto alla salute. Perché sono questi diritti che avevamo conquistato in buona parte, che sono stati smantellati e messi in discussione fino a uccidere un operaio sotto i pneumatici di un tir. E questa è una realtà ottocentesca. E allora ci vuole, certamente, con le dovute differenze, una risposta ottocentesca. Ci vuole una sinistra che ritrovi se stessa, che ritrovi i suoi motivi fondanti, che ritrovi le categorie, anzi le classi a cui fa riferimento e che vuole rappresentare, e che non pensi che questo possa avvenire se non con un conflitto non violento certamente, ma con un conflitto radicale, profondo, dove la scelta di campo sia netta, sia chiara. E la nostra scelta di campo non può essere che quella della solidarietà e dei diritti. Io sono d'accordo, molto d'accordo con Maurizio sull'importanza che dà al referendum costituzionale. Sono tanto d'accordo che io penso non solo che questa sia una delle ultime forse occasioni per riaggregare sette importanti della società sulla questione del diritto, perché cos'altro è la nostra Costituzione se non la carta che sancisce i diritti fondamentali, quelli di cui prima accennavo, quelli di cui prima parlavo e quelli di cui fischia il microfono, purtroppo non fischia il vento, ma insomma quelli di cui stiamo cercando di parlare. Ma io credo che sia un'occasione ancora più importante, perché penso che sia una battaglia non solo difensiva. Sono anni che siamo costretti a battaglie difensive, sono anni che siamo costretti a difendere appunto conquiste o diritti che pensavamo acquisiti e che invece vengono smantellati o vengono attaccati. Io penso che la battaglia sul referendum possa divenire, all'indomani stesso della vittoria del no, se ci sarà, una battaglia di attacco, perché se noi difendiamo la Costituzione, il giorno dopo noi dobbiamo pretendere che quella Costituzione venga finalmente applicata. Perché se c'è un problema nella Costituzione italiana, non sta nella sua formulazione, sta nel fatto che i governi che si sono succeduti negli ultimi 20-30 anni hanno fatto carta straccia degli articoli della Costituzione, non li hanno applicati,
noi dobbiamo fare una battaglia perché quegli articoli che sono fondamentali, l'articolo 1, parliamo di lavoro, l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, non sul voucher, non sull'Istat, non sul privilegio, non sul precariato, sul lavoro. Questo articolo dà un valore anche etico al lavoro, perché il lavoro come identità, il lavoro come realizzazione, il lavoro come identità individuale e come identità sociale e collettiva. L'articolo 21, la libertà di informazione, e l'articolo 11, l'Italia ripudia la guerra, ripudia la guerra. In questo paese dove non si trovano i soldi, partono missioni con 300 paracadutisti per difendere due infermieri, con la schifosa ipocrisia di chiamare questa missione missione Ippocrate. Noi andiamo a difendere un ospedale di tende. Io che ho lavorato tanti anni so che qui ci sono, con Emergency so cos'è un ospedale, e so che un ospedale in una zona di guerra non può essere un ospedale di tende, deve essere un bel ospedale, perché deve essere l'affermazione anche lì che il diritto non si declina a secondo delle latitudini, delle longitudini o delle culture, ma il diritto è uno e universale per tutti gli uomini, e il diritto alla salute è un diritto universale e non si afferma con le armi, non si afferma con i soldati. Ecco, quello che io vorrei e che credo che veramente, come diceva Maurizio, sono d'accordissimo, proprio per la mancanza di sponda politica. Quando prima dicevo, in modo anche provocatorio, ma vale anche per me, non innamoriamoci, non ci culliamo nella nostra disillusione, non ci culliamo nella nostra sconfitta. Accettiamola, certo, ma facciamone tesoro, partiamo da lì per capire come rialzarci, perché ci dobbiamo rialzare, dobbiamo riaffermare il diritto. La sconfitta non può essere un alibi. Bene, in questo momento non ci sono sponde politiche. È evidente, tu mi chiedevi all'inizio della domanda per chi voteresti. Io ho votato a Roma, anzi per la prima volta non ho votato. Non me ne faccio un vanto. È stata un'umiliazione per la prima volta della vita non andare al seggio elettorale. Mi sono sentito privato di un diritto, e lo ero privato di un diritto, perché se non c'è più una rappresentanza politica, se la scelta è fra il meno peggio che somiglia al peggio, non è più una scelta. E allora votare o non votare si equivalgono, e questo è un disastro per una democrazia. Non mi vanto di non aver votato, non me ne faccio un vanto, me ne faccio un cruccio. Bene, ma se questa è la situazione, allora il nostro impegno individuale, personale, soggettivo, ma anche collettivo, perché noi siamo tutti, ognuno di noi in misura forse diversa, membri di qualche comunità, fosse anche soltanto la famiglia, o il condominio, o il luogo di lavoro per chi ce l'ha, per impegnarsi in questa battaglia sì di difesa, ma di riaffermazione della Costituzione, per pretendere domani che questa Costituzione sia viva, sia veramente il fondamento, il timone che rapporta e relaziona tutte le scelte politiche e sociali che questo governo, che i governi che ci saranno, quello che c'è deve fare e che devono fare, ricostruire questa idea di società. Perché quello forse l'abbiamo espresso male, tutte e due. Non è che manca solo il concetto di solidarietà, ormai manca il concetto di società. Noi siamo in una società, ne siamo parte, ne siamo membri. A noi sta la scelta, subire l'involuzione di questa società o farsene finalmente protagonisti fino in fondo.